Mamma mia, raga, il bocciatore. Mamma mia, raga, il bocciatore. Ma do quanto danno ho preso, più che altro, e da cosa? Mille danni, manco me ne sono accorto. Siamo contentissimi, l'ultimo no. Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua su Clash Royale. Oggi siamo su Clash Royale e oggi intanto iniziamo così il video. Prima di fare tutte le premesse, apriamo il baule del torneo, che non ho aperto l'altra volta. Visto che sono passati 4 video di torneo e ancora non avevo aperto, lo apro subito con le gemme, almeno siamo tranquilli. Detto, c'è una rara, potrebbe essere uno Grider, qui dei barbari scelti magari. Lo Grider, niente. Grazie, fai il cazzo che ti pare. Oggi, nini, avevo voglia di fare un video diverso. Cioè, non diverso in generale, diverso Clash Royale per quanto riguarda me. Non ho mai fatto un video del mio clan. Io, come sapete, sono nel clan di Stepney. E volevo oggi fare delle amichevoli con chiunque ne avesse voglia. Ad esempio, ho visto adesso online ci sono 5 persone, contando me. Quindi 4 persone possibili. Una partita a testa potrebbe essere un video carino. Se ne volete altri, lasciate subito un bel pollice in su. E lasciatelo anche se vi faccio sorridere o se vi do qualcosa, non lo so. E commentate anche il video e iscrivetevi anche al canale. Ma adesso passiamo al video in sé. Quindi oggi, sfidando i giocatori del clan di Stepney, andiamo a sfidare per l'appunto come primo giocatore Canna. In realtà, ragazzi, non so, sto giocando il mazzo contro cui ho perso dall'altro ragazzo e probabilmente perderò in maniera molto brutta, visto che la gente qui è a 4.000 coppe e io sono uno dei più, diciamo, anzi dei meno attivi del clan in quanto riguarda giocare, avere carte, spendere, espandere. Di conseguenza qui facciamo un secondo sta cosa qui, ok. Anche la fireball, ragazzi, attenzione, gli procca il competitive a Canna ed è finita, ok. Gli abbiamo fatto un po' di danno. Non so se Canna sta giocando un mazzo più debole del normale, perché comunque essendo a 4.000 coppe. Ah no, ma le carte sono livellate, raga, mi sa pari pari, eh. Ok, allora possiamo farcela, raga. Possiamo farcela. No, mannaggia. No. Vabbè, ce la posso fare, raga, qui ce la posso fare. Ok, a destra nel frattempo c'è Geppetto qui che mi dà una mano. Vabbè, abbiamo preso un po' di danno adesso. Ne prenderemo ancora, vediamo quanto danno prendiamo. Speriamo non troppo. Pareggiamo, lui è un po' sopra. Va bene, Canna, te la sei giocata bene. Adesso facciamo una cosa del genere e mettiamo anche il bocciatore. Proprio della serie... Mo, ok, attenzione, aspettate, adesso muore lui, ok. Zappiamo anche, per giunta, per fare 2 colpi. Anche il terzo, madonna, raga, anche il terzo colpo. Raga, il bocciatore è overpower, guarda lì. The God, raga, il bocciatore. E che è? Minchia, si tirava anche il sasso, era veramente Jesus, raga. Meno male. Non ti incazzare, Canna, tranquillo. Tranquillo, Canna, stai tranquillo. Mo si vin... No. No. E no, eh. E no, frate. E no, e no. E mo questi qui chi li ferma. E mo lui che fa. Oh, attenzione. Vediamo cosa giocherà. Giocherà i barbari. E mannaggia a te, i barbari. Cioè, non mannaggia a te, Canna, eh. Mannaggia a te, esclamazione del sud. Non so nemmeno io come arrampicarmi sugli specchi, però non volevo offendere Canna, ci mancherebbe altro. Ok, tiriamo anche il bocciatore. E non so perché ho tirato il bocciatore in realtà, raga. Madonna, The God, il bocciatore, The God. Ok, qui raga, aspettiamo, io qui raga voglio aspettare. Tirare lui, voglio tirare lui perché lui tirerà esattamente quello che volevo. Lo sapevo. Stessa cosa dell'altro giorno. Sciottiamo il Geppetto qui. Facciamo anche una cosa del genere, almeno... Ok, perdiamo ancora meno vite. Ok, qui ragazzi abbiamo il bocciatore. Ok, bocciatore deve anche tankare. Puoi tankare? Il bocciatore tanka? Non so se tanka. Bocciatore! Non lo fare, no! Bocciatore, sopravvivi! Madonna, raga, il bocciatore è fortissimo. Cioè, più che altro il bocciatore ti fa davvero guadagnare un sacco di tempo. Ti fa guadagnare, raga. Ok, velocemente. Velocemente abbiamo guadagnato un sacco di tempo, raga, in questa maniera. No! 2-1. Abbiamo vinto. Canna sei mio. Ok, Canna è andato. E abbiamo vinto contro Canna. Mo tocca a qualcun altro. E la madonna. Aspetta, intanto doniamo. Allora, e Canna l'abbiamo battuto. Il secondo era Martin. I primi 4, raga, devo accontentare. Bravo Martin, dammi, ti do anche il buona fortuna. Buona fortuna.
Ok, dobbiamo vedere un po' come gioca il nostro avversario. Vediamo un po' cosa gioca anche il nostro avversario. Ovviamente loro sanno cosa gioco io perché stanno aspettando. Però non credo che giocheranno appositamente carte contro le mie. Lo spero in realtà. Tiriamo anche il bocciatore. E vediamo un po' poi di tirare anche i barbari scelti a sto punto. Mannaggia il Carmine. Ok, tutti belli vivi siamo. Eppure, dai frate. Ok, vabbè, ho fatto del danno. Mettiamola così. Mettiamola che ho fatto del danno, va bene? No. E mo che faccio, raga? Cioè, mo come faccio? Più che faccio? Cioè, che cazzo? Così, raga, io non ci sto. Guarda lì, quanto danno prendo, raga. Prendo una quantità di danno che me lo ricordo per tutta la vita. Vai giù. Posso dire caspiterina? Si può dire a quest'ora? Penso di sì. Cosa tira lui? Eppure. E dai, frate. E dai. Tiriamo lui il bocciatore così. Lui verrà tipo istasciottato. Il bocciatore, raga, è The God. Guardatelo. Guardate quanto è The God il bocciatore. Guarda. Ancora un altro colpettino. Ma sei a posto. Già sono a posto. In teoria, se picchio quello a destra, dovrei prendere pochissimi danni. Ok. Vabbè. Una freccia anche dall'arciere, raga. Poteva andare meglio, eh. Martin, potevi essere più caritatevole. Frate, ce l'hai proprio con me oggi, eh. Voi dovreste spingerlo in teoria, giusto? Sì, lo state spingendo. Facciamo questa. Pum, via tutti. Ok. Dovrebbe essere andata in teoria. E però sei cattivello, su con me sei abbastanza cattivello, colpiamo e... Bella giocata, grazie. Grazie frate. Mo aspettiamo però, perché raga è veramente difficile sta scelta, Tanto loro devono shottare quel coso lì intanto per iniziare. Ok, e ci siamo. Tiriamo anche lui per ora. Ok, mandiamolo ancora più indietro. Ok, ce lo abbiamo. E poi lui, così. Va bene, basta che voi shottate quel coso lì. Facciamo questa. Ok. Oddio raga, ce la faccio. Raga, un colpettino. Mannaggia a te però, Lui andrà. No, lo sapevo. Shottiamolo. Ok, raga, ce l'abbiamo fatta. Non fare niente di cui potresti pentirti. Non fare niente. Dove sono gli scheletri? Scheletri! Boom! Ok, non ammazzati tanti. Uno e due. Martin, non si fa. Non dire ops, peraltro. Non dire ops. Cattivissimo. Martin, cattivissimo. Prossimo è Piero. E andiamo a giocare anche contro Piero. Sempre lo stesso mazzo, ragazzi. Ormai siamo fedeli. Peraltro, mazzo che mi piace molto. Va detto. Il mazzo mi piace veramente tanto. Questo mazzo. Mi sembra molto bilanciato, molto carino. E partiamo così. Di bocciatore. Questo che slowa tutto. Ok. E facciamo anche questo a questo punto così, proprio della serie mo. Ok, tra l'altro questi perdono anche tempo dietro a quel cosino lì che slowa tutto. Abbiamo un bocciatore extra noi. Noi abbiamo così, tu dici cos'hai? Un bocciatore. Mo facciamo anche lui, della serie proprio se tira gli scheletrini so cazzi suoi. Mannaggia il Carmine raga. Tira, butta indietro tutto. E vabbè, too late, to apologize. E tiriamo a questo punto anche lui che magari slowa gli attacchi del mini pecca. Magari. Minchia quanto è lento il mini pecca, raga. Il mini pecca con lo stregone di ghiaccio che slowa è tipo morto. Continuiamo per ora, adesso tanto morirà il nostro stregone di ghiaccio. Forse un colpettino lo tira? Sì, un colpettino lo tira. Tiriamo anche lui, sempre. Tiriamo anche questa, sempre. Ok. E poi, mamma mia raga, il bocciatore. Ma che carta è il bocciatore? The God, no e poi no. Vabbè, lui intanto due colpi in tre li tira, facciamo tre. Madonna mia raga, questo non devo tirarlo. Ok, lui in teoria fa perdere parecchio tempo a loro. Madonna raga, però il mini pecca, mannaggia il cazzo. Un colpo lo tira il mini pecca per forza, il secondo no spero. Vabbè. Siamo qua. Pensavo tirasse il coso, ragazzi, il golem. Attenzione, la palla dovrebbe sloware il coso, il cavaliere, Jedi, peraltro. Ok, tutti muoiono tranquillamente, ok. Lui ragazzi come... Ma do quanto danno ho preso più che altro e da cosa? Domanda è quella. Cioè, che cazzo mi rappresenta questo? Ok, tu tirerai i cosi scelti, ok, li ha tirati infatti. Li ha tirati tutti da me, ok. Facciamo sta tronco così tanto per far qualcosa, ok. Facciamo questo. Questa raga la perdiamo, lo sapete, vero, no? Tanto dovreste aver capito più o meno che la perdiamo. Oh, vai. Pure, ci voleva una cosa del genere. Zap incredibile al momento giusto.
Zappa epica finita bene e parte lui Log Rider e tutti i Rimini Pack. E vabbè. Quindi non tiro nemmeno un colpo, suppongo. Esattamente. Tiriamo anche lui. L'hanno già ucciso, cioè The God, raga, ok? Madò, raga, da doppia palla di fuoco praticamente è Dio, cioè... Veramente fortissima. Non so lui cosa tirerà, raga. Non so cosa tirerà. Facciamo questo così a prescindere. Ok. Mannaggia il cazzo. È dura, è veramente dura, raga. E tra l'altro ho anche perso. È che lui adesso c'ha la tronco. Cioè c'ha la palla di fuoco. E che vuoi farci? Buona fortuna. Fammi indovinare. Lo sapevo. Ah, sono più forti di me, raga. Sono più forti di me loro. Cioè il mazzo mi piace tantissimo. Sicuramente hanno più esperienza di me. E facciamo anche l'ultimo. Cinelli, anche lui 3900 coppe. Abbiamo sempre fatto un 3900 coppe buone i nostri avversari, quindi non stiamo giocando contro gli ultimi arrivati. Però vorrei aspettare a partire. Cioè in realtà vorrei fare anch'io una cosa del genere. Volevo fare anche una cosa del genere. E per di più una cosa del genere. Ok, asfaltate questa cosa. Ok, bellissimo. Facciamo anche a questo punto il domatore. Il bocciatore, che intanto rallenta e uccide i nostri nemici, ok? E però il problema è che adesso il volante me lo mette da qualche parte. Ok, il bocciatore basta e faccia un attacco e sono già contentissimo. Che quanti anni fa il bocciatore? Non ne ha fatti proprio pochi, è il bocciatore. Ma ecco da cosa ho preso tutto sto danno io? Cribbio, 1000 danni, manco me ne sono accorto. Dopo guardi il replay perché non mi torna. Da cosa cazzo ho preso tutto sto danno io? Vabbè, ok. Allora. Vorrei tirare Log Rider in realtà, però tirerò per ora lui, per tirerò così a caso. Ok, facciamo così allora. Ok, e per giunta facciamo anche così. Ok, in teoria il coso dovrebbe essere molto slowato e fare anche poco danno in realtà. Quindi facciamo così adesso e... No. Perché sei tu Romeo, perché? Ok, adesso raga lui deve andare, ok, sciottalo! Cribbio. Ok, la madonna. Pure anche il cannone. Ci voleva proprio, eh. Ok, un paio di colpi, un altro. Siamo contentissimi. L'ultimo no, eh. L'ultimo manco per il cazzo, eh. Vabbè, raga, direi bocciatore easy proprio. E a questo punto direi anche stregone di ghiaccio. Slowata la tizia. Palla che va incontro a lui. Ok, questo qua. Ok, in teoria lui non dovrebbe fare troppissimi danni adesso. O meglio, non ne fa proprio pochi, ma nemmeno tanti. Barbari scelti come se piovesse. Lui tirerà il cannone adesso. No, altri barbari scelti. Zappiamo i barbari scelti. Colpiamoli. Ok, facciamo questo qua così. Che in teoria dovrebbe far dovrebbe subire molto danno in realtà. Ok. E poi tiriamo un bocciatore così easy, proprio della serie. Tiriamo anche lui, almeno siamo tranquilli. Tac, ok, congelato il coso. Raga, non è facilissimo, eh. Sembra facile, ma non è. Serve a darti l'allegria. Allora, no, non credo proprio. Ok, non credo proprio ancora. Sei giù, a mani basse, tira due colpi, va bene. Ok, slowatelo. Me che cazzo però. Che me coglioni, come si suol dire da noi. Non è vero che si suol dire così da noi, manco bugazz, però va bene. Pure, dai, tutti te ce li hai, raga, tutti lui ce li ha. Te mi hai rotto le coglie, te fai danno da due ore ininterrotte, shottatela. Vabbè raga, ho perso anche contro Cinelli. Cioè nel clan di Stepney sono il giocatore più scarso. Zappalo. E non vincerei mai, non me ne frega niente. Non ti farò vincere facilmente, no. L'ho detto. Quando uno lo dice, no, non ti può vincere. E invece, ok raga, per questo, diciamo, torneo dentro la gilda, tu diremmo un torneo dentro la gilda, puoi farlo facendo un torneo e invitando soli della gilda. Lo so, ma volevo fare una cosa un po' più veloce, un po' più tranquilla, anche perché ho già fatto un torneo che è durato 4 episodi, credo. Ancora non l'ho editato, ma durerà 3-4 episodi, perché sono 70 minuti di registrazione, quindi dividerò in più parti per agevolare anche la visione di tale torneo. Lo dilazionerò magari aggiungendolo al video del giorno. Magari c'è un video solo quel giorno, metto anche il torneo. O magari c'è zero video e dico faccio due video del torneo. Cioè ci penserò io. Stavolta devo fare qualcosa di più veloce, più tranquillo, più immediato nel video. Quindi i primi quattro che hanno messo gioca ci ho giocato contro e adesso chiuderò il video, quindi un bel pollice in su, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale e passare anche dei miei social che sono qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo anche al prossimo video e ricordo anche che la prossima volta non giocherò con gli stessi con cui ho giocato stavolta per equilibrare un po' le cose. Noi ci vediamo anche al prossimo video, per questo video è tutto, ciao Nini!